spesso ci ritroviamo a usare tecnologie sviluppate da aziende finanziate dalla NASA. Nel 1964 nacque un progetto chiamato spin-off della NASA, in cui c'era il cosiddetto trasferimento tecnologico, cioè progetti nati per la NASA che però venivano utilizzati nella vita di tutti i giorni. Questo progetto ha avuto un enorme impatto sulle nostre vite. Ogni anno la NASA pubblica una cinquantina di brevetti di tecnologie nuove che verranno utilizzate nella nostra vita. Poiché il progetto è nato nel 1964 e ci sono ogni anno una cinquantina di tecnologie, abbiamo un'enorme quantità di progetti che utilizziamo anche nella vita di tutti i giorni. Oggi ne vedremo alcune. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di passare alle tecnologie trasferite dalla NASA alla vita di tutti i giorni, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di seguirmi anche su Instagram e TikTok. Uno dei progetti più famosi che furono sviluppati per la NASA e riportati nella vita quotidiana è il Memory Foam, quello dei materassi per intenderci. Il Memory Foam era stato pensato per i sedili degli astronauti per la resistenza agli urti nel momento del decollo e dell'atterraggio. Successivamente questa tecnologia fu implementata dapprima nei sedili dei piloti e successivamente nei caschi dei giocatori di football, per poi estendersi fino ai materassi e addirittura ai reggiseni. Un'altra tecnologia che ancora oggi utilizziamo, anche se fu inventata nel lontano 1964, sono le coperte di emergenza. Le coperte di emergenza sono quelle che si utilizzano nei casi di ipotermia. Furono pensate per l'Apollo 11, appunto, proprio per resistere a un ambiente esterno all'atmosfera. Come sono fatte queste coperte di emergenza? Fuori sono ricoperte di un materiale altamente riflettente, che riflette circa il 97% del calore che incide, come per esempio oro e argento. All'interno invece c'è plastica, PET in particolare, che riesce a trattenere il calore poiché è un isolante. Un'altra tecnologia sviluppata dalla NASA, ma riportata nella vita di tutti i giorni, sono gli occhiali con i filtri blu degli sciatori. Il nostro occhio è particolarmente sensibile alle lunghezze d'onda del blu e del verde. Per questo motivo riesce a vederli meglio rispetto al rosso. All'inizio degli anni 90 furono sviluppati degli occhiali con delle lenti verdi per migliorare la visione all'interno delle foreste e poter vedere gli oggetti che si mimetizzavano. Un problema simile si riscontra per gli sciatori, che si ritrovano ad avere molto più blu rispetto ad altre frequenze e quindi avrebbero bisogno di filtrarlo. Quindi la stessa tecnologia del filtro verde è stata applicata per fare un filtro blu e migliorare la visione per gli sciatori. Un'altra tecnologia che utilizziamo quotidianamente e che era stata sviluppata inizialmente per una missione spaziale è il sensore CMOS delle macchine fotografiche. L'obiettivo era quello di miniaturizzare le macchine fotografiche e poter permettere la portabilità di questi strumenti per le missioni interplanetarie. Questa tecnologia ha riscosso un enorme successo nella vita quotidiana perché ci ha permesso di implementare macchine fotografiche sui telefonini, oppure di avere macchine fotografiche o telecamere molto piccole, come per esempio la GoPro. L'ultima tecnologia di oggi è il sensore biometrico. La NASA ha bisogno di monitorare i propri astronauti 24 ore su 24 e di monitorare con estrema precisione i loro dati biometrici. Uno dei parametri più complicati da misurare è la frequenza cardiaca, non il battito. Quello riusciamo a fare con qualsiasi dispositivo indossabile, per esempio il Mi Band riesce a monitorare perfettamente il battito cardiaco, ma non la frequenza. La frequenza cardiaca ci dice molto di più sullo stato dell'astronauta rispetto al battito cardiaco. Quindi è importante monitorare quello piuttosto che il battito. Un altro parametro importante che bisogna monitorare sia negli astronauti che nei piloti, perché poi questa tecnologia è stata implementata anche per piloti, era quella del flusso sanguigno al cervello. Quindi che cosa è stato fatto? È stato creato un casco che permette di misurare tutti questi dati: frequenza cardiaca e flusso sanguigno. Questo ha permesso la nascita di LifeBeam, che è un casco che ti fa da personal trainer. Oltre alla frequenza cardiaca e al flusso di sangue, misura anche i passi, i chilometri fatti e si può attivare con un comando vocale. È fatto appositamente per essere un personal trainer intelligente, ovviamente implementato con l'intelligenza artificiale.
Bene, questa era l'ultima tecnologia di oggi. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Fatemi sapere qua sotto se ne volete altri, perché ovviamente ce ne sono tantissime tecnologie che utilizziamo. E noi ci vediamo ad un prossimo video.